Oggi iniziamo terza pagina dalla pace e dal silenzio del monastero di Camaldoli, che fondato agli inizi dello scorso millennio da San Romualdo continua ad affascinare anche oggi, proponendo un'idea di vita in sintonia con la natura e i nostri bisogni più profondi. E è proprio quello che emerge da questo libro, appassionatamente denso ma placido come la pace dell'anima, che l'autrice Enrica Bortolazzi ha sperimentato e in queste pagine magnificamente ci ha ritrasmesso. E rimanendo nel Medioevo, ecco come il grande storico Franco Cardini spiega ai più giovani il Sacro Graal. Allora hanno bisogno di sapere con precisione che cos'è, dove si trova, e quindi io devo rovesciare il mio canone di insegnamento. Devo cominciare da un dato concreto, del Santo Graal si parla per la prima volta in un romanzo del XII secolo, dove non si spiega assolutamente che cos'è, ma lo si fa immediatamente vedere. E allora bisogna agire come agiscono i ragazzi di oggi. E risalendo un po' nei secoli, parliamo di Johann Sebastian Bach, il musicista e scrittore Cesare Picco ce lo ha raccontato in un'avventura giovanile, ed eravamo precisamente nel 1700. Bach, come i grandissimi, pensiamo a Leonardo, Michelangelo, Garibaldi, non ce n'è uno che non si possa immaginare vecchio o saggio o comunque anche tristo o protestantone, in questo caso come Bach. Eppure sono stati ragazzi, voglio dire, Michelangelo avrà anche pure fatto a botte con i cavatori di marmo a 20 anni, visto il carattere. L'idea di parlare di Sebastian, quindi da ragazzo, prima che diventasse Bach, mi è arrivata studiando un piccolissimo aneddoto della sua vita, dove a 15 anni, insieme a un amico di 18, chiude la porta del liceo in cui studiava per affrontare un viaggio sulla strada di 300 km verso nord nella Germania, un viaggio di cui non si sa nulla e un viaggio in cui immagino che questo ragazzo abbia incominciato a scoprire quelle scintille che lo porteranno a essere Bach. Qua e là affiora questa grande potenza immaginativa, questa anche capacità di razionalizzare quasi la fantasia, no? Che è tipico poi della costruzione musicale di Bach. Quanto siamo abituati a pensare a Bach nel nostro immaginario come il matematico, no? Il Pitagora dei suoni, è innegabile che invece a quell'età adolescenziale io ho naturalmente immaginato un ragazzo che vedeva nel mondo lo spartito da cui attingere i suoi suoni. Non dimentichiamo, niente radio, niente internet, niente fonti di riproduzione musicale. Allora l'uomo cos'era costretto a fare? A cercare nel mondo attorno a sé i suoni, perciò il dialogo con la natura, il rumore del vento, i ruscelli, gli alberi, tutto poteva concorrere alla musica.